elettrica, che mi ero dimenticato di dirvela, è quella dell'energia potenziale gravitazionale. L'altezza piezometrica l'abbiamo vista oggi ed è sostanzialmente l'affondamento di un punto sotto il pelo libero. E poi c'è l'altezza cinetica, che è l'energia specifica cinetica e che visualizzeremo dopo avere visto alcuni strumenti. Volete fare una piccola pausa per caso? Dunque, adesso parliamo dei piezometri. Piezometro sta per misuratore di pressione. Il piezometro sta per misuratore di pressione e quindi sia di pressione idrostatica sia di pressione idrodinamica. Di fatto però quando si parla di piezometri in genere ci si riferisce ai piezometri per la pressione idrostatica. Invece i piezometri che misurano la pressione idrodinamica vengono chiamati tubi di Bidone. Allora, qui ho disegnato tre recipienti con tre masse d'acqua al loro interno. A sinistra abbiamo un serbatoio, quindi un recipiente dove il liquido è in piede, no? E questa invece è una condotta a pelo libero. Oddio, condotta in realtà indica qualcosa di artificiale in genere, mentre io ho disegnato, si vede che ho disegnato un audio naturale. Però quello che voglio dire è che comunque questa è una corrente a pelo libero, questo è il liquido in piede, questa è una corrente a pelo libero e all'interno della condotta in pressione c'è una corrente in pressione. Allora, vediamo i piezometri, quindi per misurare la pressione idrostatica. Se noi abbiamo un recipiente e innestiamo un piezometro qui, che cos'è il piezometro? Un tubicino di qualsiasi forma. L'importante è che la bocca del piezometro, diciamo l'ingresso dell'acqua, visto in sezione longitudinale, la bocca del piezometro, vedete, deve essere parallela alla corrente se il liquido è in moto, perché se la bocca del piezometro fatta così, se questa fosse la bocca del piezometro non avremmo una misura della pressione idrostatica, avremmo una misura distorta, poi approfondiremo. Comunque, per un piezometro che deve misurare la pressione idrostatica è importante che la bocca del piezometro sia assolutamente parallela all'asse del nuoto. Poi il piezometro può avere tutte le forme che vogliamo. Anche questo è un piezometro, va benissimo. L'importante è che la bocca sia parallela alla corrente.
per i motivi che vedremo dopo. Oh, allora, nel serbatoio, qui siamo pieno, diciamo, caso dei vasi comunicanti, innestiamo un piezometro in qualsiasi punto e l'acqua salirà fino al filo libero del serbatoio. Tornando sul concetto di altezza piezometrica, abbiamo visto che sostanzialmente l'altezza piezometrica è l'affondamento di un punto rispetto a, diciamo, al pelo libero. Quindi se io voglio sapere l'altezza piezometrica che compete a questa masserella d'acqua, allora l'altezza piezometrica sarà questa. Convenzionalmente invece, quando io mi riferisco non all'altezza piezometrica di una masserella d'acqua, ma all'altezza piezometrica dell'intero corpo idrico, se è un corpo idrico a pelo libero, mi riferisco all'altezza piezometrica sul fondo. Quindi si intende per altezza piezometrica di un corpo idrico a pelo libero l'altezza piezometrica delle particelle che giacciono sul fondo del recipiente. O se questo sia se il liquido inquiete, sia come qui in una condotta a pelo libero se il liquido è in moto. L'altezza piezometrica, in questo caso della corrente, è l'altezza piezometrica del fondo acqueo. Anche qui cosa succede se io innesto un piezometro lungo la sponda oppure anche sul fondo? Anche qui, anche se il liquido è in moto, l'acqua si porterà qui, allo stesso livello del pelo libero della corrente. Anche qui la bocca del piezometro deve essere parallela all'asse del moto. Questo sistema, adesso non più tanto perché ci sono strumenti più evoluti, però viene largamente usato ancora per i grandi fiumi per stabilire con precisione l'altezza del, diciamo, il livello del pelo libero, la quota del pelo libero. Cioè questo principio qui, sono magari proprio delle casette di muratura dove ci sono strumenti, qui c'è un galleggiante e viene misurata la quota di questo galleggiante. Questo perché? Perché ovviamente sarebbe un po' più complicato mettere un galleggiante qui nella corrente. Si fa anche, si mettono dei tubi, si mette il galleggiante qui nel tubo, però magari il galleggiante si muove, il tubo si può ostruire, diciamo, possono succedere una serie di cose, per cui nelle stazioni importanti si usa questo sistema, in maniera qui da avere anche da risentire di meno delle turbolenze nella corrente, delle onde, eccetera, perché qui questi effetti di instabilità di oscillazione sono rallentati, sono moderati. Va bene. Ora, questo è un caso invece diverso, dove abbiamo una corrente in pressione. Quindi qui il pelo libero non c'è. Però
anche, e direi forse soprattutto nelle condotte in pressione, si usano i piezometri, che sono esattamente quello che sono gli altri tipi di corpi idrici. Sono dei tubicini che si possono innestare in qualsiasi punto della parete, alla sola condizione, anche qui, che la bocca sia perfettamente parallela al moto. Cosa succede? Allora, se voi fate un buco nel tubo dell'acqua, magari un tubo, un buco dal di sopra nel tubo dell'acqua di casa, diciamo, se voi impazziti, vi venisse questa malsana idea, cosa succederebbe una volta perforato il tubo? Lo vedo già adesso che si entusiasma. Se devo scrivere, non fatelo a casa, come chiesa, no? I cartoni. Cosa succederebbe? No, già sta dicendoci, l'ho sentita io a quel poveretto. Ci pensi, cioè, quello un giorno ti metteranno i guai, tu andrai in galera e a quella non succederà niente. Quindi cosa succederebbe una volta effettuato il foro, no? Cosa succederebbe? L'acqua zampillerebbe fuori, no? Se noi su quel foro innestassimo un tubicino verticale abbastanza alto, vedremmo che l'acqua salirebbe fino a un certo livello, non salirebbe indefinitamente, salirebbe fino a un certo livello. Per esempio questo. Allora, questo è il tubo che Jesopo ha fatto, è il buco che Jesopo ha fatto al tubo dentro casa, e l'acqua è salita fino a questo livello. Se invece non ci fosse il tubicino, vedremmo l'acqua che zampilla disordinatamente fuori. E poi è quello che succede nelle fontanine, sai, quelle fisse che hanno lo zampillo verticale. Che mi distrae. Lui mi viene la curiosità di capire perché stai. Allora, qui l'acqua sale, e dovunque innestiamo il piezometro, l'acqua salirà sempre alla stessa quota. Quindi salirà qui, oppure qui, oppure qui. Va bene? E allora, qual è l'altezza piezometrica in una corrente in pressione? Se questo è il baricentro della corrente, allora noi, innestando un piezometro, soprattutto diciamo se il mezzo piezometro è quello più tradizionale, dove tutto sopra è aperto, otteniamo, creiamo in un certo senso un pelo libero, no? Una superficie libera a contatto con l'atmosfera. Quindi, mentre nella corrente in pressione non c'è il liquido, la corrente non è a contatto con l'atmosfera, innestando un piezometro si crea, come dire, una comunicazione con l'atmosfera, e quindi si crea qui una superficie libera o pelo libero. E ricadiamo a questo punto nel caso delle correnti nelle correnti a pelo libero. Però c'è una differenza, che mentre lì l'altezza piezometrica coincide con la profondità della corrente, qui l'altezza piezometrica è il dislivello tra
la quota del menisco, menisco sarebbe quella forma che assume l'acqua nei tubicini, la quota del menisco nel piezometro, se volete la quota del pelo libero nel piezometro, e il baricentro della corrente. Quindi il concetto di altezza piezometrica è sempre quello. L'altezza piezometrica non è altro che l'energia specifica di pressione. Viene misurata, diciamo, con riferimenti diversi nelle correnti a pelo libero e in quelle in pressione. La differenza è molto aperta. Baricentro. È il baricentro della corrente, perché la corrente ha una sua sezione, che è la sezione del condotto. Quindi in questo caso la potenza piezometrica è dal baricentro al pelo libero del piezometro. Sì. Allora, qui abbiamo una corrente. Adesso parliamo del tubo di Pitot, che ci serve per visualizzare ed eventualmente per misurare l'altezza cinetica. Dunque, questa è una corrente a pelo libero. Quindi, quale sarà la sua altezza piezometrica? Semplicemente, come dire, la profondità del fondo. In una corrente a pelo libero questa dimensione viene chiamata anche tirante idrico. Questo qui. Allora, proviamo a calare nella corrente. Allora, se noi caliamo qui un tubo, diciamo un piezometro, lo caliamo verticalmente nella corrente. Allora, attenzione, domanda non a trabocchetto, però un po' magari non immediata come risposta. Dove arriverà il pelo libero nel piezometro? Allo stesso livello. Come ci dice Vinci? Perché non ha motivo di salire di più. Noi abbiamo detto che io ovvero calo qui, ovvero innesco qui il piezometro, o in qualsiasi altro punto, arriverà sempre a questa quota. Stesso discorso se io innesco un piezometro qui. Non ha motivo né di risalire né di scendere rispetto alla quota del pelo libero. Quindi,
diciamo, qui, come dire, non succede niente. Certo, vabbè, lasciamo stare che provocherò un disturbo della corrente, però facciamo conto che la corrente sia abbastanza lenta da non essere disturbata sensibilmente. Vediamo invece se... Allora, questo qui invece è un tubo di pitot. Allora, guardando così, a buon senso, no? Ragionando, dimenticando che stiamo studiando idraulica, se io innesto un tubo fatto in questo modo, con la bocca verso la corrente, verso monte, che livello potrebbe raggiungere? Cioè, cosa farebbe il tiro libero? No. Più in alto sale, diciamo. Vabbè, sto esagerando, sicuramente non sale in alto tanto, però solo per far, diciamo, se la corrente è veloce può salire abbastanza. Ora, adesso applichiamo un po' le la pressione idrodinamica non ne abbiamo parlato, vero? Vabbè. Però sempre a buon senso abbiamo fatto l'esempio quando abbiamo parlato dell'isotropia e anisotropia della pressione. Abbiamo detto che se io sto in un corso d'acqua, per esempio, diciamo con un orecchio rivolto verso monte, io in questo timpano sentirò maggior pressione che in questo, no? Perché qui ho la pressione della pressione idrodinamica, no? Con l'acqua che scorre e mi viene. Non c'è bisogno di studiare idraulica per capire questo, no? Quindi qui c'è non solo la pressione idrostatica, che comunque esiste, ma c'è anche la pressione idrodinamica. La pressione idrodinamica provoca questo innalzamento, e questo innalzamento è esattamente questo. È l'altezza cinetica. Allora facciamo la stessa cosa in un condotto, è chiaro? Così noi possiamo visualizzare l'altezza cinetica in una corrente a filo libero. Cosa che può essere comoda per una serie di scopi, per esempio per conoscere la velocità, perché se questa è l'altezza cinetica e io la misuro, posso, quindi se altezza cinetica uguale q al quadrato su 2 adesso consegue che un quadro uguale a questa cinetica per e quindi che un
radice di 2gh, dove h questa volta è l'altezza cinetica. Ci avete fatto caso che alla stessa espressione della velocità di un grave nel vuoto, uguale, solo che lì era la differenza, era la quota di caduta, no? L'altezza di caduta. Questa qui invece è l'energia cinetica, l'altezza cinetica. Devo dire che questa formula viene utilizza, diciamo, questo, diciamo, procedimento per ottenere la velocità viene più utilizzato negli aerei che nell'idraulica fluviale. Nell'idraulica fluviale si utilizzano altri sistemi. È vero che oggi con l'elettronica molti sistemi meccanici sono stati superati. Vabbè. Comunque dobbiamo sapere cos'è l'energia cinetica e la vogliamo anche visualizzare adesso per avere un'idea più chiara. Allora, qui abbiamo un piezometro e un tubo di vito. Ed è una corrente in pressione. Cosa succede nel piezometro? L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto qui. Cosa succede nel piezometro? In questo? Come hai detto? L'acqua. Esatto. L'acqua si innalza. Così conosciamo l'altezza piezometrica che noi, diciamo, noi utilizziamo come riferimento l'asse della condotta, quindi il baricentro della condotta. Quindi per noi l'altezza piezometrica è questa, il dislivello tra l'asse baricentrico della corrente e il livello raggiunto dal menisco nel piezometro. Oh, e cosa succede in quest'altro tubo? Deve essere un'altezza leggermente più benissimo. Come ci dice Tiziano Greco, qui avremo la quota del menisco rappresenterà la somma di altezza piezometrica e altezza cinetica. E dato che appunto la corrente è una corrente, quindi in movimento, potremo per esempio arrivare qui.
E se invece, non per sbaglio, chi ha montato il tubo di pitot l'ha montato così? Il livello sarà più basso rispetto al piezometro, il livello dovrebbe essere più basso. Teoricamente dovrebbe essere più basso di una, diciamo, di un dislivello pari a quello dell'altezza cinetica. Ma al di là di questo, diciamo, anche perché ho fatto il disegno in questo modo, quindi diciamo che avremo potenzialmente anche, potrebbe arrivare anche qui. Perché qui, diciamo, la bocca del tubo guarda verso una zona di depressione, nel senso di pressione cinetica, di pressione, o meglio di pressione assoluta, che è inferiore alla pressione idrostatica, perché la pressione idrostatica è questa, condizioni di, che è uguale a quella delle condizioni di piede. Qui addirittura si crea appunto una depressione a valle, che è quello che noi vediamo, cioè abbiamo fatto l'esempio anche a valle di una macchina, no? Quando noi andiamo in macchina a una certa velocità, dietro la macchina si crea una zona che noi chiamiamo di depressione, non perché ci sia una pressione negativa in senso assoluto, ma perché è una pressione minore della pressione ambientale. E quindi qui rispetto al piezometro osserveremo un abbassamento. A questo punto, vabbè, adesso saremmo, credo, pronti per cominciare il teorema di Bernoulli, però magari siccome aggiungiamo a questi disegni l'altezza geometrica. Quindi, dato un piano orizzontale di riferimento, in una corrente si dice che l'altezza geometrica di una corrente a filo libero corrisponde alla quota del fondo sul piano orizzontale di riferimento. In molti casi, veramente in molti casi, si pone il piano di riferimento alla stessa quota del fondo. Per esempio, se il fondo è orizzontale o di pendenza trascurabile, il piano orizzontale di riferimento si pone qui all'altezza del fondo e quindi
l'altezza geometrica risulta 0. In questo caso, per chiarezza, diciamo che io l'ho messo a quota inferiore al fondo, anche perché se invece il fondo è inclinato, non si può fare un piano orizzontale inclinato, no? Qui anche abbiamo aggiunto l'altezza geometrica, che come vedete è la quota del filetto fluido baricentrico, il dislivello tra il piano orizzontale di riferimento e il baricentro della sezione. Quindi così abbiamo raffigurato le tre altezze: altezza geometrica, altezza geometrica è questa, altezza piezometrica e altezza cinetica. Quindi per quella geometrica è necessario fare riferimento al piano orizzontale oltre la nostra domanda di blocco. Oltre? Cioè, esterno alla nostra domanda. Non necessariamente. Il piano orizzontale di riferimento noi lo scegliamo come fa comodo a noi. Per esempio, in questo caso di una condotta orizzontale, se noi siamo interessati a quello che avviene in una corrente a pelo libero nel tratto in cui è orizzontale, noi collocheremo il piano orizzontale di riferimento alla quota del fondo. E quindi avremo su tutto il tronco che noi analizziamo, avremo altezza geometrica 0. E stessa cosa potremmo fare qui, per esempio, se questa condotta è orizzontale, noi potremmo collocare il piano orizzontale di riferimento per avere z uguale a 0. Lo potremmo collocare coincidente con l'asse baricentrico della condotta. Ma teoricamente si può mettere anche al di sopra, solo che diciamo, diventerebbe tutto complicato. Cos'altro volevo dire? Ah, una cosa importante. Abbiamo parlato di altezza piezometrica, adesso definiamo cos'è, attenzione, la quota piezometrica. Ora, attenzione, le tre altezze, noi le chiamiamo altezze, però sappiamo che esprimono anche qualcos'altro, in un certo senso esprimono più di un'altezza, di una semplice altezza, esprimono l'energia specifica. No? Ogni altezza corrisponde a una certa energia specifica.
Sono queste due, altezze, altezza geometrica e altezza piezometrica, corrispondono alle due energie specifiche di che tipo? Potenziale o cinetica? Potenziale. Quindi, sommandole, noi, quindi sommandole quindi nella quota piezometrica, noi qui abbiamo il contenuto di energia potenziale totale della corrente o comunque del corpo idrico, perché l'energia potenziale c'è anche nell'acqua in quiete. Quindi la quota piezometrica non è altro che l'energia specifica potenziale totale. Viene chiamata, cioè non che viene chiamata, diciamo, alla quota piezometrica, la quota è una distanza, la possiamo chiamare anche, non la possiamo chiamare, alla quota piezometrica c'è un piano, no? Se la quota piezometrica è questa, però la quota piezometrica è un'altezza. A questa altezza c'è un piano orizzontale, no? Questo piano, no, non è detto che sia orizzontale, questo piano si chiama piano dei carichi idrostatici. Perché idrostatici? Perché entrambe le due forme di energia sono forme di energia potenziale. L'energia potenziale appartiene anche ai liquidi in quiete. Va bene.